Ok, vado. Buonasera e un benvenuto alle amiche e alle amici di Leggenda Bianconera a questo nuovo appuntamento con Live Leggenda, la voce bianconera. Serata ricca di discussioni e di appuntamenti questa sera, avremo di discutere di diversi argomenti. La stagione che ormai è alle porte, sta per cominciare. Avremo a breve, tra una settimana, già la ripresa con la Coppa Italia. E quindi insomma, finalmente si riparte, vedremo in quali condizioni. Cercheremo di capire anche un pochettino in che modo ci possa arrivare la Juventus, quanto possa una rosa un po' più profonda, probabilmente rispetto a quella delle altre squadre, essere competitiva. Si dovrà giocare ogni 3 giorni, quindi sarà comunque molto impegnativa nell'arco di 2 mesi e mezzo circa. A concentrarsi l'intera stagione, faremo anche questo aspetto. Cercheremo di capire un pochettino anche il famigerato, famoso barra famigerato algoritmo. Quindi cercheremo un po' di capirci qualcosa in più perché oggettivamente si presta un po' anche a delle facili ironie. Molto probabilmente insomma, occorre veramente un esperto in matematica. In maniera abbastanza approfondita per capire un po' cosa sia stato ideato, insomma, qualora si augura, no, insomma, noi ci auguriamo che non ci sia un ricorso a questo algoritmo, ma qualora si dovesse ricorrere, insomma, cercheremo di capirci. E poi ancora parleremo questa sera di mercato, cercheremo di capire un po' dove la Juventus, proveremo a discutere, cercare di capire dove la Juventus andrà a muovere, in che maniera potrà muoversi. Chiaramente il periodo è molto, molto particolare, sarà un mercato sicuramente molto particolare. Cercheremo di capire anche tra i giocatori di proprietà della Juventus, ma che al momento sono fuori in altre squadre, eventualmente chi possa, insomma, in qualche modo. In qualche modo poter rientrare alla Juventus e possa essere effettivamente utile. Faremo tutto questo in compagnia dei nostri amici, degli amici che sono con noi qui questa sera. Teniamo a specificare, purtroppo utilizziamo questo strumento che è quello dello streaming e oggi è fortemente condizionato un po' dal maltempo nelle nostre zone, quindi non avremo purtroppo un segnale ottimale, però insomma comunque proveremo a fare del nostro meglio fronteggiando anche questo tipo di situazione. Faremo questo, quindi discuteremo di tutti questi argomenti questa sera con Remo De Santis, presidente di Leggenda Bianconera. Buonasera, Remo. Buonasera Biagio e buonasera a tutti. Con Tiziano De Pirro, buonasera Tiziano. Buonasera Biagio e buonasera a tutti e bentrovati soprattutto. Iniziamo a respirare un po' di calcio giocato, finalmente. Assolutamente se ne sentiva il bisogno. Facciamo questo, porteremo avanti queste discussioni con ormai un abitué che è l'amico Ivan Caliano. Buonasera Ivan. Buonasera, buonasera a tutti. Tempo permettendo, andiamo in onda anche questa sera. Sì, assolutamente, tempo permettendo perché oggi veramente si è un po' scatenato un po' il tutto. Abbiamo un'altra ospite, un ospite femminile questa sera, però è probabilmente tra noi, purtroppo, ahimè, colleghe ha un po' più di problemi. Noi proviamo comunque a contattarla. Buonasera Anna Cilino, buonasera e grazie per essere qui con noi.
Mi senti, Anna? Buonasera. Purtroppo no, proveremo a in qualche modo a ripescare Anna a trasmissione. Allora, io direi di partire subito. Prima di affrontare la discussione, intendiamo comunque ringraziare la società Juventus, il Center, sempre per il sostegno che ci danno, per autorizzarci sempre a fare queste dirette e quindi per tutto il supporto che ci forniscono. Quindi dovuto ringraziamento, dovuto ho sentito ringraziamento. Direi di partire immediatamente con gli argomenti un po' della stagione. Riprovo, vedo Anna sconsolata. Buonasera Anna, ci sei? Sto provando tutti i posti qua, spero di essere. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Usiamo uno slogan ormai abusato. Temo che sia un problema di connessione. Di connessione purtroppo. Purtroppo sei capitato in una serata di maltempo e quindi non particolarmente fortunata. Ce la faremo, utilizziamo uno slogan che insomma ci è abbastanza familiare in questo periodo e lo utilizziamo anche stasera, ma ci si augura un po' di riuscire a... Non sento niente. Vediamo se migliora la situazione. Allora... Partiamo, dicevo subito, già col primo argomento un po' della serata, lo affronteremo insieme, lo discuteremo insieme. Non ho sentito. Ok Anna, chiaro. Spero migliori. Allora, io... Ok, Anna purtroppo è bloccata, vabbè. Ok, allora proviamo a partire insomma con questa discussione di questa sera. Partiamo col primo argomento che è relativo al ricominciare fondamentalmente la stagione. Lo partiamo andando ad analizzare un pochettino quello che è il calendario della stagione e quindi cercare di capire un attimo la Juventus come si approccerà a questo nuovo inizio della stagione e come. È veramente come un nuovo inizio. Allora, come è possibile vedere nella slide, possiamo vedere insomma un po' il calendario. Si riparte il 12 giugno, si riparte e fondamentalmente abbiamo l'appuntamento con Coppa Italia. Quindi tra una settimana precisamente, ricordiamo che il risultato d'andata era terminato per 1-1, partita anche abbastanza sofferta, quindi si torna in campo per riaffrontare la semifinale. Direi di andare già con questo primo argomento, insomma con la Coppa Italia, visto che è quella che è un po' più vicina anche a... visto che quella è un po' più vicina appunto a noi, quindi allora Remo, pronostici su questa Coppa Italia, insomma arriviamo comunque con un risultato buono, no? Tutto sommato abbiamo conquistato anche abbastanza in extremis, però insomma un risultato buono, quindi dovrebbe darci insomma discrete possibilità. Fondamentalmente è la Coppa che quando la vinci quasi la snobbi, anche se noi non buttiamo mai via niente, però poi in realtà quando poi se non riesci a vincere tutto sommato dispiace e ti rode. Come valuti insomma, secondo te come ci andiamo, come ci possiamo arrivare, quante possibilità abbiamo? Sì, di solito la Coppa Italia è la coppa che quando la vince la Juve non vale niente, quando la vincono gli altri sembra la coppa del mondo. Vabbè, a parte questa cosa,
Naturalmente partiamo con un buon risultato a favore, con l'1-1 dell'andata. Certo, giocare a porte chiuse secondo me cambia tantissimo gli equilibri, soprattutto perché noi lo stadio è stato sempre una parte molto importante, ha accompagnato sempre la squadra in tante vittorie, in tante rimonte, e tutti i nostri tifosi sono sempre stati il 12° uomo. Dunque bisogna stare attenti, ci sono 3 mesi in cui tutti i giocatori sono stati fermi. Secondo me questo finale di stagione sarà caratterizzato molto anche un po' dalla fortuna, perché comunque giocare ogni 3 giorni, ci possono stare tanti infortuni, bisogna far ruotare bene la squadra. Per fortuna hanno optato per i 5 cambi, che è una cosa molto positiva, e sono molto molto d'accordo con quello che dichiarava il nostro ex mister Marcello Lippi nei giorni scorsi, dicendo che queste partite di ogni 3 giorni andranno poi a sostituire gli allenamenti. Sono d'accordo con lui. Vediamo, partiamo da un buon risultato, però come sappiamo non è mai scontato niente. Naturalmente sulla carta siamo più forti, però come sempre dobbiamo conquistare il passaggio alla finale sul campo. Perfetto Remo. Tiziano, come la vedi? D'accordo con Remo. Mi fa un po' paura il fatto di questa partita che viene dopo 3 mesi di totale inattività quasi. E questo è un problema. Però sì, siamo sicuramente avvantaggiati dal risultato d'andata, però non colliamoci. Ripeto, per noi il fattore campo è molto importante, si gioca a porte chiuse e quindi è come non giocare a Torino. E questo è fondamentale per noi, perché comunque lo stadio per noi, la nostra casa, è fondamentale. Non abbiamo mai perso, o comunque sono poche le partite che abbiamo perso. Ripeto, venire a Torino per tutti è sempre difficile, proprio per l'aria che si respira allo stadio. Per noi, per la gente, questa partita dopo 3 mesi è della prima ufficiale, quindi bisogna prenderla sempre con le pinze, insomma. Vediamo. Ogni 3 giorni giocare non sarà molto semplice per nessuno, anche per noi. Buoni 5 cambi, ho paura delle temperature più in là, però per il resto ottimista. Sì, no, assolutamente sono d'accordo con te. Insomma, andare a giocare ogni 3 giorni insomma sarà veramente dura. Ci arriviamo anche tra poco, perché voglio capire un pochettino. Allora, vorrei l'opinione di Ivan riguardo alla Coppa Italia, insomma, le sue previsioni, come la vedo. Poi andiamo ad analizzare questo discorso dei 3 giorni, perché insomma, periodo particolare, partite ogni 3 giorni. Adesso ne discutiamo un pochino che tipo di situazione potrà essere. Ivan, come la vedi con la Coppa Italia? Coppa Italia, campionato, Champions, sarà comunque un qualcosa di impronosticabile e nuovo, secondo me. Ovviamente la Juve parte favorita sia per la squadra, per la rosa che ha, sia per il risultato dell'andata, eccetera eccetera, però comunque un qualcosa di impronosticabile in generale, perché dobbiamo vedere dal punto di vista fisico, dobbiamo vedere cosa accadrà di volta in volta, visto che si giocherà ogni 3 giorni, come avete ricordato. Si viene da una sosta di 3 mesi che neanche la sosta estiva dura così tanto, solitamente dopo un mese si ricomincia già con i ritiri, quindi 3 mesi delle macchine ferme, macchine umane ferme, dopo 3 mesi bisognerà vedere un attimo come si riprenderà. Secondo me nulla sarà scontato, nulla sarà semplice. Anche il fattore stadio molto probabilmente sarà azzerato, visto che non ci saranno tifosi, non ci sarà pubblico, e almeno le statistiche questo dicono, da quello che sta accadendo nelle prime partite all'estero. Quindi secondo me sarà tutta una grande incognita. Ovviamente l'ottimismo c'è, altrimenti non saremmo juventini, e non possiamo lamentarci, non possiamo che essere ottimisti comunque, quindi andrà bene comunque.
Ma sì, okay, chiaramente non si molla. Anna, ci senti? Spero. Ho riavviato il modem, quindi spero. Dai, dai che ce la possiamo fare stasera. Sei riuscito, riesci a sentirmi? Riesci a sentirci un po'? Adesso sì. Bene. Incognita ripartenza dopo questi 3 mesi strani. Sì, ti faccio un breve riassunto. Abbiamo un pochettino cominciato ad accennare alla ripresa ovviamente della stagione. Tra una settimana abbiamo Juventus-Milan, no? Proprio tra una settimana da oggi, semifinale di ritorno, con fatica, insomma, l'abbiamo portato sull'1-1, ottimo risultato. Si discuteva un pochettino, insomma, delle prospettive di passarlo questo turno di Coppa Italia. Tu come la vedi, Anna? Cioè, credi che abbiamo buone possibilità, insomma, sostanzialmente? Allora, partiamo dal principio che ce la giocheremo con un avversario nettamente inferiore sotto tutti i punti di vista, quindi già dovremmo partire avvantaggiati psicologicamente. Io credo che ce la faremo, dai. Cioè, non passare con questo Milan significa che evitiamo proprio di continuare la stagione. Dovremmo farcela, anche perché abbiamo le carte in regola. Primo perché, ripeto, l'avversario è nettamente inferiore, poi è pieno di infortunati, gli unici elementi decenti di questo Milan sono un po', hanno degli infortuni, Ibra non rientra, se non sbaglio manca Romagnoli. Io penso che ce la faremo e che il 17 ce l'andremo a giocare purtroppo con l'Inter, perché l'Inter passerà col Napoli, purtroppo sì, purtroppo ce la vedremo con l'Inter. E come abbiamo chiuso il campionato con quella bellissima vittoria, continueremo poi su questa scia la vittoria anche di questa ennesima Coppa Italia, che comunque sarà il primo trofeo. Non sia mai che nell'anno della pancia mi triplete, non sia mai. Io sono sempre fiduciosa, positiva sempre, e quindi la vedo bene, speriamo bene. Anna, insomma, sei stata proprio, io sono così, non la mangio pure con il Lione, la vedo sempre bene io. Assolutamente non la mandiamo a dire, insomma, sostanzialmente sei stata molto chiara. Milan parte come squadra molto inferiore, non vorrei dire una cavolata, ma Ibra, al di là dell'infortunio, credo che sia anche, mi pare, anche squalificato, potrei dire una cavolata, però se non ricordo male, vero Tiziano, mi confermi, ricordavo che fosse squalificato, quindi comunque il pericolo Ibra, purtroppo la connessione non ci aiuta, Anna. Purtroppo il pericolo Ibra per me resta ancora un grandissimo interprete, un grandissimo giocatore, nonostante l'età, insomma, viene a mancare al Milan, insomma, è sicuramente una defezione importante per il Milan, quindi comunque dai, andremo a giocarcela. Una buona certezza anche, insomma, con una buona convinzione più che certezza, e qua purtroppo è di nuovo ricascata. Allora, torniamo un pochettino ad affrontare questo argomento, andiamo a rivedere un attimo il calendario, e quindi abbiamo appunto questo tipo di situazione in cui la Juventus fondamentalmente va a giocare appunto ogni 3 giorni, perché il 12 giugno appunto andiamo a giocarci la semifinale, con l'eventuale finale solo appena 5 giorni dopo, e poi è assolutamente un tour de force incredibile, perché poi partiamo comunque col campionato, ripartiamo col campionato da Bologna, e sostanzialmente abbiamo una partita ogni 3 o 4 giorni circa, insomma, mediamente, quindi tenendo presente anche le temperature, tenendo presente anche che molte zone sono in cui andremo a giocare sono comunque delle zone che in periodo estivo sono, ahimè, ricche di afa, insomma, credo che sia una situazione non facile. Ecco, quello che io credo, quello che su cui ho un po' di incognite è quanto inciderà. Mi dispiace, non ho capito. Quanto inciderà anche l'età media delle rose, sostanzialmente? Perché insomma, la Juventus ha una rosa sicuramente più profonda, no? Rispetto alle altre squadre, insomma, è un po' più ampia come rosa, però anche l'età media dei suoi interpreti di maggior spessore è abbastanza elevata. Ci sono squadre che, al contrario, parlo anche soprattutto del campionato, tipo la Lazio, che
distante da noi ad un punto, che però è una rosa decisamente più giovane e soprattutto non ha altri impegni di particolare rilievo, quindi comunque in qualche modo può investire tutto sul campionato. Ecco, come la vedete? Come la vedete voi? Tiziano, cosa secondo te giocare ogni tre giorni con una rosa che ha un'età media un po' più elevata può essere uno svantaggio? Nel senso, abbiamo visto anche un po' in Bundesliga, no? Ci sono stati, ahimè, degli infortuni, ovviamente facciamo tutti i debiti scongiuri, incrociamo le dita e tutto quello che sia, che si possa fare, però insomma può essere un fattore di rischio, no? Sì, sì, noi abbiamo ahimè un'età media alta. Quello che mi preoccupa sono i tre giorni tra una partita e l'altra, ma soprattutto dopo la partita ci sarà lo scarico, perché solitamente il giorno dopo si fa lo scarico per poi iniziare la preparazione, no? Quindi ci sono gli allenamenti e poi rifinitura. Io non riesco a capire come gestiranno questa situazione, perché non sarà semplice in tre giorni poter fare scarico della partita, preparazione e allenamenti. Bisogna essere molto 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 bravi e soprattutto il mister deve essere veramente intelligente a saper gestire le partite con gli interpreti giusti, perché se no andiamo anche noi in difficoltà, nonostante, ripeto, abbiamo una rosa veramente ampia, però se andiamo a vedere, a parte CR7, ma Pjanic, anche dietro con Chiellini e Bonucci, a destra Cuadrado, lo stesso Higuain, comunque Douglas Costa, non sono più giovanissimi, bisogna saperli centellinare, secondo me. Perfetto, Tiziano. Sì, diciamo che siamo del parere, siamo abbastanza d'accordo. Remo, come la vedi? Secondo te andare a giocare, insomma, con una rosa, i maggiori interpreti, insomma, Cristiano Ronaldo, devo dire la verità, mi è parso di vederlo in grandissima forma, probabilmente sta anche un po', mi è parso di vederlo quasi più in forma adesso rispetto all'ultimo tratto della stagione, anche se stava sostanzialmente recuperando, però insomma, ho visto bello tonico, quindi qualcuno faceva delle ironie, diceva che Cristiano Ronaldo sostanzialmente fosse si stesse rilassando un po' troppo magari in Portogallo, non mi pare assolutamente, a giudicare dalla tenuta, conosciamo, non è un uomo normale, insomma, siamo un po' più vicini probabilmente agli alieni in quel caso, ecco, se c'è una prova degli extraterrestri, probabilmente questa prova si chiama CR7. Però in generale, scherzi a parte, cioè come vedi il fattore di un'età media abbastanza elevata? Ma secondo me non è un fattore che incide, secondo me, perché comunque tutti giocano ogni tre giorni. Sì, forse l'età media potrebbe non aiutare, ma secondo me non è così. Che comunque noi siamo abituati da sempre a giocare tante partite l'anno, a differenza magari di altri. Io ho rivisto un attimino prima il calendario e secondo me naturalmente sono 12 partite, tutte importanti, però secondo me dal 4 luglio al 16-17 luglio, fino a quando incontreremo la Lazio in casa, secondo me quelle 5 partite andranno poi a decidere il campionato, perché lì noi abbiamo Derby, poi abbiamo Milan fuori casa, Atalanta in casa molto ostica, poi dobbiamo andare fuori casa con il Sassuolo, dobbiamo andare a Reggio Emilia, partita anche questa molto difficile, e poi in casa la Lazio. Dunque secondo me queste 5 partite saranno la parte importante per cercare di vincere il nono scudetto Quindi tu consecutivo. dici in queste 2 settimane ci giochiamo sostanzialmente una buona fetta del campionato tra il 4 luglio e il 20 luglio, insomma, andando dal derby, no? Fino appunto a Juventus Lazio, lo scontro diretto, insomma, tra le prime due attualmente. Quindi credi che sia quello il punto cruciale della stagione? Assolutamente sì, io firmerei adesso per vincere il campionato a pari punti con la Lazio, poi fanno sto conteggio che si sono inventato, che non so da dove è uscito, e vincere per lo 0,1. Guarda, sarebbe lo scudetto più bello in assoluto, più bello del 5 maggio, più bello. Ti dico perché anche, perché
Poi guardiamo, parliamo di quando qualche settimana fa stavamo parlando con il dottor Gallo dello stile Juventus. Tutte le società hanno passato in questo periodo, diciamo, hanno avuto la stessa situazione. Dalla Juventus non è trapelato niente. Lavoro, 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 lavoro. Come dal 1897 ad oggi pomeriggio. C'era invece l'addetto stampa della Lazio, che non lo so se è parente magari a Barbara D'Urso, però c'era più lui in televisione di un ministro che magari si è occupato un attimo di tutta questa situazione che è successa in questo periodo. Dunque, come sempre, noi sul campo diamo le botte. Sono molto molto fiducioso che anche quest'anno non avremo rivali. Siamo più forti. Dai, sicuramente, insomma, possiamo andarci a giocare. Ivan, tu? Fai anche tu un po', pronunciati un po' sulla profondità della rosa. Secondo te è più importante l'età media o il fatto comunque di avere, insomma, numerosi ricambi? Poi andiamo anche ad analizzarla questa rosa, perché fa parte un po' anche della discussione di questa sera. Guarda, indipendentemente dall'età, sicuramente incide anche l'età, inciderà anche l'età. Però abbiamo comunque giocatori d'esperienza che sanno gestirsi e come gestirsi. Anche Sarri non è l'ultimo arrivato, quindi sicuramente ci sarà del turnover, di partita in partita, saranno dosate le forze e le energie. E ogni allenatore ha dietro uno staff medico, sanitario, i giocatori sono monitorati H24, sanno a che minuto farli entrare per poterli far rendere al massimo, sanno a che minuto farli uscire quando non ne potranno più. Da questo punto di vista, sì, sicuramente inciderà il discorso età, però ad esempio un Cristiano Ronaldo, no? Rispetto a uno più giovane, Cristiano Ronaldo è la tipica macchina che qualche minuto prima sa già che magari deve lasciare il campo perché può essere a rischio infortunio o che non ce la fa. Poi, per carità, tutti vorranno giocare sempre, con il solito discorso, però noi come Juve non ci possiamo né lamentare, secondo me, né preoccuparci di questo discorso, perché comunque abbiamo due squadre a disposizione, abbiamo giocatori di esperienza, abbiamo giocatori navigati, uno staff e una dirigenza che può essere solo invidiata in Italia o possono solo cercare di imitarla, un po' come fanno quelli là, io non li nomino neanche quelli là, però avete già capito di chi mi riferisco. Magari possono andarci a prendere un ex allenatore, un ex dirigente per cercare di ricostruire un po' quello che facciamo noi, ma alla fine la Juve, non ci preoccupiamo certamente di queste cose. Sono comunque d'accordo con Remo sul discorso di quelle 5 giornate famose, non di Milano, ma le 5 giornate della Juve tra Torino, Atalanta, Milan. Lì molto probabilmente si deciderà il campionato, almeno il nostro. Possiamo perderlo solo noi, possiamo andare a perdere solo noi. Di certo non ci preoccupiamo di chi ci sta dietro, come diceva prima Anna, ad esempio, non solo il Milan ma anche le altre squadre a livello di rosa, a livello di tutto, comunque sono inferiori alla Juve, dobbiamo anche essere onesti a questo, che è un merito della Juve, non un demerito delle altre, per carità, o comunque le altre non ci riescono a stare dietro, non lo so, ha lavorato meglio la Juve in questi anni, quello sicuramente. E quindi quelle giornate saranno importantissime fino a Juve-Lazio sicuramente. Poi ci sarà un campionato che si deciderà, io spero che non si arrivi all'algoritmo, quello è poco ma sicuro. Sì, l'algoritmo perché prima faceva, adesso lo andiamo a vedere questo famigerato algoritmo, però Remo credo facesse riferimento a quello. Ricordiamolo che si ricorrerà all'algoritmo nel momento in cui, e ci auguriamo che questo non capiti, nel momento in cui, insomma, sostanzialmente dovesse verificarsene la necessità, cioè significa stagione non portata a conclusione secondo come dovrebbe essere, e quindi sostanzialmente si renderebbe necessario appunto questo tipo di strategia di utilizzo.
domanda secca per tutti, poi risposta a questa rispondo anch'io, insomma, perché è una curiosità. Abbiamo più o meno identificato in questo ciclo di 5 partite, in queste 2 settimane, poco più, il periodo cruciale, quello più importante, no? È quello che sarà probabilmente determinante. La domanda è: se doveste scegliere tra queste 5 partite, quindi abbiamo il derby del 4 luglio, il derby del Torino, giocato in casa, poi andiamo a San Siro il 7 luglio, con Milano, poi abbiamo l'Atalanta in casa 4 giorni dopo, l'11 luglio, poi abbiamo il 15, quindi 4 giorni dopo andiamo a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo, e l'ultimo punto, insomma, andiamo poi a concludere alla grande. Abbiamo questa partita del 20 luglio che sostanzialmente dovrebbe essere ad oggi probabilmente. Secondo voi, probabilmente la risposta più scontata sarebbe Juventus, però secondo voi quali di queste 5 partite sarà la partita della stagione? Di solito c'è una partita che in ogni stagione va considerata un po' come la svolta, no, della stagione, e quella partita, insomma, abbiamo memoria di alcune partite, un gol di Zagro, Napoli anni fa, un derby vinto con un gol di Pirlo, un tiro di Pirlo, insomma, al 93esimo. Ci sono sempre delle partite svolte. Tra queste, se doveste fare una sorta di pronostico, quale secondo voi potrebbe essere la partita di svolta della stagione, quella determinante che magari può veramente segnare un po' la svolta? Tiziano? Allora, a parte la prima, Bologna, perché la prima? Bologna? Sì, a parte questa che comunque è un po' difficoltosa, per me è comunque quella con l'Atalanta, perché mi piace, perché mi gioca l'Atalanta e cose per lui. Che arriva, sì, sicuramente quella col Bologna, insomma, quella di impatto, quindi bisognerà capire un attimo noi, ma anche il Bologna, chiaramente, che condizioni sarà. Poi la prima partita dopo la ripresa, già di solito, normalmente, ad esempio, quando ci sono le interruzioni per le nazionali, no? Bravo, problema per dopo un periodo così lungo, chiaramente, c'è un'incognita in più. Però tu individui, insomma, a metà strada, a metà del percorso, Juventus-Atalanta come quella determinante. Ivan? Per me tutte. Da quella col Bologna, quella con Lecce, quella col Cagliari, tutte. Perché, come dicevo prima, quest'anno è impronosticabile per il semplice fatto che non sappiamo cosa accadrà dopo 3 mesi di sosta. Non dobbiamo guardare solo noi, ma anche le altre squadre, no? Magari noi partiamo fortissimi, gli altri partiranno con l'handicap, non lo so. È un incognito, secondo me quello è un'incognita impronosticabile, il fatto di aver avuto una sosta di 3 mesi, non sappiamo come rientreranno le squadre. Guardando qualche partita del campionato tedesco, ad esempio, è un calcio diverso quello della ripresa post quarantena, nei contatti, nei contrasti, un po' in tutto. Quindi, ripeto, tutte le partite sono importanti, secondo me tutte. Se io dovessi dirti oggi qual è la partita che potrebbe essere decisiva, sinceramente non te lo so dire. Sinceramente non mi piace neanche pronosticare in generale, un po' come diceva Umberto Agnelli, no? Che il pronostico non esiste. Non pare il turno. Una partita, forza. Guarda, non lo so, la butto così, Juve-Lazio, pensando che fino a Juve-Lazio siamo ancora lì alla pari. Ma sinceramente, ripeto, per me può essere qualunque. Magari noi vinciamo le prime 3 consecutive e le altre rallentano. E abbiamo chiuso il discorso già subito. Va bene, dai, Juve-Lazio, tu sei andato sul sicuro direttamente al match flu. Remo, partita determinante, secondo te, quella della svolta. Allora, diciamo che noi in questi anni di scudetti consecutivi c'è stato sempre poi una partita, non per forza a fine campionato, ma anche a metà campionato, che magari ha sempre determinato poi la restante parte della stagione. Ricordo un gol di Giaccherini col Catania, la punizione di Del Piero con la Lazio. Ci sono stati diversi episodi, il gol di Higuain, il 3-2 con l'Inter, vincevano 2-1 all'84esimo, cantavano, dopo 2 minuti hanno aperto la voce. A parte questo, io dico, io c'ho un personaggio che seguivo tanto quando ero un po' più ragazzo, ed era Maurizio Mosca,
Allora, visto che da parte di Tiziano e di Ivan c'è stato più un commento tecnico, io faccio un commento più sullo scherzo, diciamo così. Dico Juventus-Lazio, partita pareggio, ultimo minuto, calcio di rigore inesistente alla Lazio data dal VAR, perché cercheranno di penalizzarci, tira Immobile, para Szczęsny, ripartiamo in contropiede, missile di Bernardeschi, li mandiamo a casa. Pagherei oro per vedere la faccia di Lotito. Oro. La partita, cioè tu prova, hai già visto la partita. Fantastico. Sì, sì. Il dottor Ugni e un dottor Umberto diceva di non fare pronostici, però dai, ogni tanto è bello anche Tiziano e Ivan. Certo, Tiziano e Ivan hanno fatto l'aspetto tecnico e condivido. Sì, comunque la partita con l'Atalanta è una partita tosta. Sarà cruciale quella partita lì. Io la vedo un po' come Tiziano, anche se l'Atalanta ha pochissimi ricambi. Gasperini gioca quasi sempre con la stessa squadra, ne ruota uno, due, ma poi sono sempre gli stessi. Non so questo finale di stagione come potrebbe essere con una partita ogni tre giorni per loro. E comunque, se devo fare un nome di questo finale di stagione un po' pazzo, io dico Federico Bernardeschi. Non so Tiziano e Ivan quale nome potranno, non lo so, pronosticare, naturalmente escluso Ronaldo e Dybala, perché magari sono i due fenomeni squadra, quelli magari tecnicamente più forti, però io dico Federico Bernardeschi. Io sinceramente... Allora, riguardo al discorso della partita cruciale, secondo me, concordo con Tiziano, secondo me sarà Juventus-Lazio. Invece questo argomento che tu tiri fuori, il rientro secondo me di Chiellini, probabilmente anche di Demiral, quindi comunque questo rientro in difesa, secondo me potranno essere determinanti per la stagione, anche in ottica campionato, secondo me. Quindi magari io dico tutto sul capitano, insomma, ecco. Quindi il grande Giorgio Chiellini. Ivan, come la vedi? Chi sarà secondo te il protagonista un pochettino? Chi potrebbe essere al di là appunto del due delle meraviglie lì davanti, no? Cristiano Ronaldo io mi auguro l'esplosione finalmente e soprattutto fino alla fine della stagione di Douglas Costa, perché comunque è un giocatore che ti fa la partita, ti può servire in qualsiasi momento, anche entrando dalla panchina e giocando ogni tre giorni. Secondo me Douglas Costa potrà essere molto importante. Speriamo solo di riuscire ad averlo per queste altre partite, visto che non siamo riusciti per niente tanto, da quando è arrivato Pezzoni. E qui ancora il bello della diretta, anche Ivan, piccoli problemi tecnici, ma va bene, dai. Tiziano, allora Ivan diceva Douglas Costa, sperando ovviamente, perché lui è una, insomma, esplosivo, no? In tutti i sensi, è flash, ma poi ha questa fragilità muscolare. Tiziano, chi sarà secondo te il protagonista? Quello lì che magari ti dà la cosa fuori dal cilindro, no? La situazione fuori dal cilindro. A parte Dybala e Cristiano Ronaldo, secondo me il ritorno di Giorgione Chiellini sarà fondamentale per noi, perché ci dà sicurezza. Ma se devo fare un nome, è quello di Bentancur, bellissimo prospetto, su cui anch'io conto tantissimo. Sì. Quindi, insomma, ok. Vediamo, ecco, io voglio fare adesso una domanda cattivella, voglio discutere una cosa un po' cattivella con voi, cioè nel senso, faccio questa domanda: voi sapete quanto noi tifosi juventini teniamo chiaramente a portare a casa sempre tutto, siamo sempre affamati, non ci accontentiamo mai, il nono scudetto lo vogliamo, stanno provando, nono consecutivo, stanno provando in tutti i modi, algoritmi e cose varie, lo vedremo tra poco. Il professor Ivan proverà a spiegare, insomma, l'algoritmo, proveremo un attimo a capirci qualcosa in più questo algoritmo, però insomma il sogno di tutti è questa benedetta o maledetta secondo alcuni appunto le parti recenti. Ora domanda un po' cattivella che io vi faccio:
Per quello che riguarda la Champions, si prospetta un ritorno in campo in agosto, nel mese di agosto, quindi a campionato terminato, poi si andrà probabilmente, si presume più o meno, a affrontare questo tipo di discorso, anche se ancora dobbiamo capire un attimo le ultime tre partite di campionato, quindi Juventus Rondone, Cagliari Juventus, Juventus Roma, quando saranno entrate. Comunque, la domanda è questa: dovendo giocare ogni tre giorni, secondo voi sarebbe più saggio cercare di risparmiare, comunque centellinare, sempre anche in prospettiva del discorso dell'età, dell'età media, della prospettiva, ahimè, giocando col calcio ogni tre giorni, del rischio infortuni? Quindi sarebbe magari più opportuno, avendo una rosa abbastanza ampia, risparmiare un po' la rosa e cercare di buttare a questa coppa, o comunque andiamo in campo, diamo il massimo in tutto e poi come va? Ma che faresti tu se fossi un Io semplicemente giocherei tutte le partite come se fosse quella decisiva, tenendo presente, far ruotando bene la rosa, mettendo sempre in campo la formazione migliore, non facendo calcoli del tipo adesso risparmi un giocatore perché magari la prossima mi è più difficile, che purtroppo è una situazione strana e anche una partita sbagliata può condizionare poi il resto del cammino, in campionato soprattutto, perché magari è un po' più lungo. In Coppa Italia, diciamo, ci sono due partite, dunque non contano, e stessa cosa in Champions. In Champions lo sappiamo, bisogna rischiare, bisogna giocarsi la partita a viso aperto con chiunque, e niente, poi è normale che sul campo vince sempre il migliore, difficilmente poi, e comunque gli episodi sono sempre quelli che determinano la partita. Gli episodi possono essere episodi arbitrali, possono essere episodi fortunati, non fortunati, tanti episodi determinano. L'anno in cui ci hanno dato quel calcio di rigore all'ultimo minuto a Madrid, dopo che avevamo ribaltato 3-0, quello è stato l'episodio che magari quell'anno ha determinato una possibile non vittoria della Coppa, come anche altre finali che magari abbiamo perso, c'è stato sempre quell'episodio che ha fatto sì che magari non andasse bene. Dunque, per me si gioca partita per partita, tenendo conto naturalmente, come abbiamo detto prima, che si gioca ogni tre giorni, che bisogna far giocare la miglior squadra possibile, che bisogna ruotare, e non dobbiamo dimenticare, perché è una cosa secondo me molto, molto fondamentale, e secondo me su questa cosa potrebbe basarsi anche un po' le possibili vittorie, e sono i cinque cambi è un fattore importante, perché già quando ne indovini uno cambi una partita, figurati se ne indovini 3, 4 e 5. Dunque, secondo me, quindi sostanzialmente, diciamo, volendo riassumere un po' questo discorso, tutto insomma indistintamente, poi vado come vado, insomma. Ivan, in breve, le giochiamo tutte. D'accordissimo con quanto detto daremo. A maggior ragione che la Champions, tranne la partita di ritorno con il Lione, poi saranno tutte gare secche, quindi saranno solo tre partite secche. Mi ha fatto piacere che Remo ha detto le ha definite partite decisive e non come delle finali, visto che purtroppo no, le finali sono sempre, ecco. Niente, bisognerà giocarle così. Sarà importantissimo il discorso dei cinque cambi, come ricordava. Giusto una battuta, secondo me Allegri sarebbe divertito, perché solitamente nei cambi ci azzeccava sempre. Niente, bisognerà giocarle e sperare. Sarà tutta un'incognita, come dicevo all'inizio. Vedremo. Nulla di strano, se mi chiedessero di scommettere, non scommetto mai, ma se mi chiedessero di scommettere a voler essere fatalisti con quanto è successo a Bergamo, con quanto è successo proprio in quella zona d'Italia quest'anno, con l'Atalanta che in quel periodo era in uno stato di forma anche eccezionale, non sappiamo se riprenderà allo stesso modo come a livello di condizione, ma nulla di strano che quest'anno la Champions non la va a vincere una squadra come l'Atalanta, per una serie di combinazioni
illuminazioni astrali per quello che è accaduto, eccetera. E da una anche se da però sarebbe anche un riconoscimento per quanto ha passato quella gente di quelle parti. Però ovviamente mi auguro che lo vinca la Juve, no? Per carità, ci mancherebbe altro. Speriamo. Però insomma, bellissimo pensiero il tuo anche di solidarietà insomma, che mostriamo agli uomini e alle donne di Bergamo, della zona colpita insomma, da questa immane tragedia, colpita in maniera un po' più colorosa e un po' più ingente purtroppo che in altre zone, questo va riconosciuto. Tiziano, andiamo... Tanto scusami, comunque va a finire, se la vinciamo noi non conterà come le altre, se la vinceranno gli altri sarà la più importante del secolo. E quindi voglio dire, comunque va a finire e lo scatto becchiamo sempre e comunque, quindi le cose che portiamo a casa noi non sono mai buone, l'erba del vicino è sempre più verde insomma, certo. Insomma. Spesso molto raramente spesso c'hanno il deserto altrove, quindi voglio dire spesso i campi in erba ce li abbiamo noi. Tiziano, buttiamo la Champions o invece regolare tutta la stagione ce la giochiamo? Ma io sono abituato in generale a quello step by step, no? Quindi Coppa Italia, campionato e poi è la Champions. Quindi la Champions è a sé, è un insieme di fattori. Al momento è una la partita da giocare e poi vediamo come arriviamo. Vediamo che arriviamo quasi a metà agosto. Bisogna vedere, sarà fondamentale anche il discorso del percorso che vai a fare in campionato, perché se fai un campionato dove lo vinci prima o comunque lo vinci, arrivi con uno spirito diverso ad affrontare anche il Lione. Arrivare a perdere, malauguratamente, speriamo di no, però dovessimo arrivare all'ultima giornata e perdere il campionato, affronti il Lione con in modo diverso. Quindi è importante portare a casa un trofeo alla volta. Quindi portiamo a casa la Coppa Italia, che è quello più vicino, poi pensiamo al campionato. La Champions lasciamola lì, vediamolo dopo. Sono un po' scaramantico. Ok, insomma, in sostanza non ci puntiamo, non facciamo come magari in altri contesti. Io ricordo il Milan, che è spessissimo il grande Milan, quello degli olandesi, insomma, puntava in maniera deliberata magari un po' più alla Champions, gli andava anche bene, perché poi comunque ti deve venire bene, e probabilmente ne hanno portato qualcuno più in casa anche per a casa anche per questo, però insomma, sostanzialmente il ragionamento mi pare quello più corretto, insomma. E adesso chiamo in causa il professor Ivan, perché andiamo a capirci un attimo, facci capire Ivan questo benedetto algoritmo, perché io sinceramente premetto, ho un po' di studi di matematica generale, anche a livello universitario e quant'altro, quindi comunque, però devo dire che qui siamo veramente, ci si sono messi i matematici seri a studiarsi questa roba qui. Mi è già venuto mal di testa. No, mi è venuto mal di testa. Appena l'ho visualizzato già, quindi non... Quindi hai già fatto il ricorso un pochettino agli analgesici, insomma, quindi... passi la mano, vediamo un pochettino, Tiziano. No, guarda, io lo commento solo in un modo, sinceramente. Forse mi sono perso qualche passaggio io. Però, sinceramente, il tempo che hanno perso a studiare questa cosa scritta in algerino, non so in che lingua sia... PTX più parentesi eccetera, quel tempo secondo me l'avrebbe dovuto impiegare in altre cose altrettanto urgenti per quanto riguarda il discorso calcio ora per la ripartenza. Io butto due cose così, ripeto, forse mi sono perso qualche passaggio io, quindi magari non lo so, ma c'è un terzo ente, un terzo personaggio ad esempio che sorveglierà, vigilerà sul discorso tamponi fatti dai medici delle squadre? Non lo so, no, non so se l'hanno pensata sta cosa o se se ne è parlato. Altra cosa, il 30 giugno scadranno un sacco di contratti. Noi ad esempio abbiamo Kulusevski al Parma. Sarebbero potuti intervenire a regolamentare in un modo chiaro e uguale per tutti questa situazione, secondo me. Ho fatto l'esempio di Kulusevski, ma tantissimi altri giocatori con tanti magari a scadenza si arriverà ad un accordo, quindi si prolungherà per altri due mesi il contratto senza problemi. Faccio l'esempio di Ibra al Milan che scade il 30 giugno.
però tante altre situazioni di prestiti o giocatori comunque dati ad altre squadre, ad oggi non mi risulta che ci abbiano pensato, hanno lasciato tutto in balia delle squadre, pensateci voi. Un po' come la Juve, che è stata l'unica a trovare un accordo con i propri giocatori per quanto riguarda il discorso degli stipendi, degli ingaggi nel periodo di fermo. Le altre squadre ancora stanno litigando per cercare di trovare un accordo tutti insieme. Non lo so, io anziché andare a studiare sto discorso qua, cosa più semplice forse sarebbe stata quella di congelare il campionato, nella malaugurata ipotesi si venisse a verificare un qualche problema a qualche giocatore, speriamo di no. E loro hanno giustificato la cosa dicendo: se due squadre arrivano a pari punti e magari non hanno ancora giocato lo scontro tra di loro, pazienza, ad oggi la situazione è quella, la classifica è quella, si congela così, non ci possiamo fare niente. Non è che il campionato, se si dovesse fermare, è per colpa di Tizio o di Caio. Se si ferma è una fatalità, purtroppo, così come si è fermato e non sapevamo se sarebbe ripartito qualche settimana fa, qualche mese fa ormai, non più qualche settimana. Quindi non lo so, io anziché studiare quel discorso lì avrei dato un po' più di attenzione su altre cose altrettanto urgenti, e poi con semplicità poteva eventualmente, nella malaugurata ipotesi, concludere nella maniera più ovvia, secondo me, cioè quella di congelare la classifica, appunto. Biagio, scusami, hai il microfono chiuso, non ti sento. Giusto, allora dicevo, purtroppo il bello della diretta, dicevo, le questioni che tu poni sono assolutamente corrette, perché in effetti sono tante questioni, sono la valutazione degli eventuali tamponi, ci sono tantissime altre capite, perché c'è stata poca chiarezza. Riconosco però in qualche modo la tua abilità a svicolare la domanda, perché la mia domanda è una spiegazione sostanzialmente dell'algoritmo. Quindi rimando allo studio dell'algoritmo, sperando che tu possa illuminarci, insomma, prossimamente. Remo, come la vedi questa roba dell'algoritmo e tutta questa cosa qui? Cioè, non ti sembra un po' terrorica? Cioè, secondo me, non lo so veramente chi ha proposto questa cosa, molto probabilmente veste sempre di celeste, molto probabilmente, perché tra i campionati mondiali siamo gli unici che stanno adottando questa cosa qui, gli unici. È vero che l'Italia si distingue sempre dagli altri, a volte ci distinguiamo anche in peggio, e questo nella prova, questa nella prova, che è veramente assurdo. Io leggevo oggi che se il campionato dovesse finire oggi, pur avendo un punto in più della Lazio, noi non saremmo campioni d'Italia. Cioè, cioè non lo so, la parola che mi viene da dire è ridicolo. Se io ho un punto in più, io sono il campione, punto. Non perché in questo caso la Juventus, ma se avanti ci fosse stata la Lazio, bisognava dare il giusto merito alla Lazio. Se io ho un punto in più, è chiuso il discorso. Questa abitudine tutta italiana, magari, che di non accettare il campo nel momento in cui il risultato del campo, nel momento in cui a essere premiata sia la Juventus. Insomma, abbiamo memoria, ahimè, anche di eventi passati, di squadre che occupavano la terza posizione, si sono cuciti un ottone sulla maglia, e situazione del genere. Diciamo che c'è questa ricerca, no, di in qualche modo sovvertire quello che il campo sostanzialmente scrive. Noi siamo abituati invece a prestare ascolto e credito assolutamente a quello che il campo scrive. Questa dovrebbe essere la regola per tutti, però insomma poi per tutti sostanzialmente non è. E quindi in effetti credo che sia sì abbastanza ridicolo. Cristiano, non ti chiedo di spiegare, no, non te la faccio, sta roba qua già ti vedo, però ti faccio un'altra domanda. Se
per puro caso, alla sosta forzata dovuta al Covid, in testa non ci fosse stata la Juventus, ma magari la Lazio, o magari la seconda squadra meneghina, secondo te avrebbero studiato riprese a tutti i costi, avrebbero studiato algoritmi, o c'è una qualche possibilità che in qualche modo lo scudetto sarebbe stato assegnato, come d'altra parte poi è capitato pure, pure in altri contesti esteri, insomma, in molte nazioni sostanzialmente è stato assegnato lo scudetto pure, cioè il campionato, pur non essendo stato portato a termine la stagione. Secondo te? No, credo che il discorso della ripresa campionato va al di là. Ma va al di là perché c'è dietro veramente tanto, troppo forse, quindi va al di là. Ecco, sull'algoritmo, ecco, lì posso dirti che avrebbero fatto come sempre, insomma, chi prima arriva, differenza reti e sconti diretti, sarebbe stato questo. Siamo noi avanti, stiamo trovando il modo e il sistema per non farci vincere. Però no, la ripresa del campionato alla fine, a parte la Francia, l'hanno fatto tutti, no? Quindi siamo tornati tutti man mano a giocare, ed è bello, consentimi, perché è veramente molto bello tornare a giocare. Giocare significa tornare alla qualità per tutti quanti, quindi va bene così, il discorso del tornare a giocare campionato Champions va al di là. Quello va al di là del sistema, va al di là di tutto, c'è dietro il denaro, non ce lo dimentichiamo, c'è il sponsor, quello va al di là. Insomma, dai, noi come nostra coerenza, come nostra abitudine, di parlare di questo è un po' il riassunto della cosa. Veniamo ad un altro capitolo, cambiamo completamente argomento, insomma, perché credo che abbiamo un po' esaurito risposta algoritmo, ribadisco e strappo la promessa, sicuramente non mi negherà il buon amico Ivan di mettersi a studiare l'algoritmo, perché poi ce lo spieghi prossimamente, questo ce l'auguriamo. Veniamo invece, oddio, siamo ancora un po' distanti perché c'è ancora un bel pezzo di stagione, la parte più importante, no? Fondamentalmente la parte clou della stagione da affrontare, però insomma, il mercato c'è tutto l'anno, per noi forse un po' meno, perché noi comunque insomma siamo contenti anche di quelli che sono gli esiti del campo, però spesso e volentieri comunque la gente piace sognare, magari spesso e volentieri anche di cose di altre squadre, insomma, lo sappiamo, spesso quando si rendono conto poi di non avere più molte chance di poter portare a casa dei trofei, si affidano insomma ai sogni, i sogni sotto l'ombrellone. Sappiamo bene, ci sono insomma ogni anno ci sono dei vincitori, hanno superato di molto anche noi abbiamo vinto 8 scudetti consecutivi, altrove hanno vinto molti campionati sotto l'ombrellone, molti più di quanti ne abbiamo vinti noi, insomma, no? E quindi sostanzialmente veniamo un po' ad analizzare quella che è la rosa della Juventus attuale, e vorrei una vostra opinione in generale, un pochettino su chi secondo voi resterà la Juventus, le parto per l'altro, andiamo ad analizzare, e eventualmente su quali reparti la Juventus dovrebbe in qualche modo, in quali reparti mettere mano, insomma, in quali reparti andare a correre ai ripari, o comunque magari ringiovanire. Ecco, per quello che riguarda i portieri, sostanzialmente, credo che probabilmente anche l'anno prossimo, insomma, Gigi Buffon dovrebbe fare ormai un'altra stagione, probabilmente, no? Quindi probabilmente, insomma, per quello che riguarda i portieri, probabilmente saranno confermati questi tre, o secondo te c'è da attendersi qualche novità? Insomma. Tenendo presente anche che Pinzolvi è un CTP che ci permette di avere uno spazio di gol. No, io penso che... sui portieri l'unico che ha il posto sicuro è Pinzolvi. Ecco.
Perché no, vabbè, a parte gli scherzi, perché vabbè, non credo che cambieranno qualcosa nel reparto difensivo. Vedendo una lista così, l'unico nome che secondo me potrebbe un attimo uscire potrebbe essere Rugani, perché voglio dire, De Ligt non si tocca, Demiral lo stesso, Bonucci e Chiellini stessa cosa, gli altri sono tutti esterni. Rugani potrebbe essere quello che a fine stagione potrebbe un attimino lasciare la Juventus. Centrocampo, tra questi se devo fare un nome sicuramente Chiedira potrebbe lasciare la Juventus per una questione di età, per una questione di ricambio. Se guardo in attacco invece non vedo chi potrebbe lasciare la Juventus. Certo, adesso un po' i media e i giornali parlano l'ultima stagione di Higuaín, ci sono stati tanti nomi, tante cose, però vorrei pure un attimino ricordare che negli appuntamenti importanti Higuaín c'è sempre stato, ha fatto gol pesanti, gol importanti, non so perché si prende sempre di mira Higuaín. Io lo terrei comunque al di là di tutto. Poi normale che per alcuni è stato un acquisto che magari non si doveva fare, troppi soldi, si poteva pensare ad altro, però col senno di poi non si fa mai niente bene. Sono d'accordo con quello che diceva Pratici qualche tempo fa, dove dichiarava che comunque sarà un mercato all'insegna degli scambi, perché un po' si è bloccato un po' il sistema di comprare giocatori ad altissime cifre. E dunque secondo me la Juventus, come anche le altre squadre, magari cambiando qualche giocatore potranno sistemare ognuno i propri reparti. Quindi tu lo vedi come un contenuto, insomma, come credo che sia per Loggia, più su certe cifre, cioè non, probabilmente non ci saranno le cifre che si possono fare nelle stagioni scorse, no? Quindi, sicuramente le cifre che sono girate in questi ultimi anni, no? Oggi leggevo addirittura, come in questo periodo si parlava di un ritorno di Pogba alla Juventus, oggi leggevo Manchester 140 milioni. Siamo fuori da ogni logica, voglio dire. Con 16 milioni netti di ingaggio, siamo anche abbastanza fuori dai parametri. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dire poi gli altri, comunque se non ricordo male Dybala arriva ai 12 o 12, e dovrebbe essere la cifra più elevata, però i 16 sono comunque abbastanza fuori parametro. Ivan, no, io prego. No, dicevo, io penso un po' a tutte queste cifre che girano, no? Allora leggo Pogba, sicuramente grandissimo giocatore, tutto, per carità di Dio. Però faccio una domanda: se Pogba vale 140 milioni e magari li vale tutti, per carità, secondo me non li vale quelle cifre. E Dybala quanto vale? Se Pogba vale 140, Dybala ne vale 300. Sì, anche perché insomma sostanzialmente non è che abbia, poi c'è da dire che non è che abbia fatto delle prestazioni in queste due stagioni particolarmente, eclatanti da giustificare una valutazione. Che sostanzialmente è rimasta invariata rispetto alla situazione con cui lascia la Juventus, includendo il bonus, procuratore e via dicendo. Credo che al di là del mondiale portato a casa, e ovviamente non lo porta di solito un solo giocatore a casa, però beh, questo non è che abbia fatto delle cose particolarmente trascendentali, diciamo, da giustificare ancora una valutazione così alta. Ivan, facciamo finta che ti tagli la barba, domani ti risvegli e sei direttore Fabio Paratici. Nella rosa, secondo te, il reparto, vorrei che individuassi un reparto in particolare su cui veramente dovresti mettere mano, insomma, il reparto che più necessiterebbe di un intervento importante. E in particolare di questo reparto ti chiederei chi esce e chi eventualmente magari che tipo di prospetto il giocatore può pensare. Allora, se domani mi risveglio in Paratici do le dimissioni subito e scarico il problema un altro, perché comunque
quest'anno non sarà per niente facile fare il mercato, forse più difficile degli altri anni, sicuramente più difficile degli altri anni. C'è una rosa da svecchiare e sfoltire, anche se comunque già hanno cominciato a farlo da qualche anno, tipo no, spesso ci lamentiamo della difesa, Chiellini, Bonucci, però abbiamo ringiovanito già la difesa con De Ligt, con Demiral. Dalla difesa non lo so, dalle voci che girano, e anche perché è vero che si dice ogni anno, però quest'anno più degli altri anni secondo me Rugani si trova un bivio, quindi deve decidere cosa vuole fare da grande. Rugani lo vedo in partenza sinceramente, se ci sarà ovviamente l'occasione, sembra ci sia anche richiesta da parte della Roma, magari in un discorso Zaniolo, tornando al discorso degli scambi che faceva prima Remo. A noi il centrocampo è il reparto che quest'anno avremmo dovuto e dovremo rinforzare. In attacco, quindi, sinceramente, resti sul centrocampo, sì, più che su un eventuale altro reparto, insomma, quindi non difesa, non particolarmente attacco, ma centrocampo, diciamo, il centrocampo sicuramente. Un'altra punta ci sarebbe servita anche quest'anno per non trovarci stretti. Non sappiamo Higuain cosa deciderà di fare, la Juve cosa deciderà di fare di Higuain, cosa vorrà fare lui, i suoi problemi familiari purtroppo, no, che speriamo risolva, e se vorrà tornare in Argentina non sappiamo, perché comunque ogni anno ne leggiamo tante di tutti i colori. È bello, dico sempre, andare a riprendere un vecchio giornale di prima che iniziasse il calciomercato, di qualche anno prima, per vedere le cose che si sono scritte e poi alla fine non si sono realizzate neanche mezza, ma neanche lontanamente. Quindi non lo so, sicuramente un'altra punta serve, indipendentemente dai Higuain. Il centrocampo da rinforzare sicuramente, anche per dare a Sarri quei giocatori che gli possano permettere di fare il suo tipo di gioco. Quindi tu sostanzialmente insomma metteresti mano a centrocampo, secondo te? Poi vengo a Cristiano, perché sono curioso invece da Cristiano, che devo fare un'altra domanda. Dal centrocampo chi esce, Ivan, tra questi adesso attualmente presenti? Passo un'altra slide, allora riflettiamo su quelli che ci sono, poi passo anche un'altra slide per vedere anche un attimo, capiamo perché, ecco, magari la passo subito, perché ricordo che noi abbiamo di proprietà questi giocatori, ce ne sono anche degli altri, però sostanzialmente questi sono di maggior rilievo, perché poi ci sono anche giocatori magari dove in qualche modo la Juventus anche sostanzialmente, come posso dire, ma per onore anche magari per farli rientrare, però tra questi giocatori abbiamo Mattia Perin, però abbiamo detto con prima con Remo Matteo, siamo tutti d'accordo sostanzialmente i portieri molto probabilmente resteranno quelli ancora presenti, sì, oggi. Poi abbiamo Luca Pellegrini, questo me lo tengo dopo per Tiziano, perché voglio fare una domanda. Kulusevski, ecco, secondo te Kulusevski è un giocatore, è sicuramente validissimo, a me piace tantissimo, però è un giocatore che secondo te, Ivan, già dall'anno prossimo troverà il suo spazio, il suo posto nel centrocampo della Juventus, e eventualmente tra i presenti attualmente in Roma, chi vorresti e chi chiederesti, se tu fossi sempre domani tagliarsi la barba e poi si fa più grande. Niente, è un po' complicato il discorso, perché comunque le dinamiche del mercato sono strane e non sono quasi mai quelle che noi conosciamo. Ci sono tante componenti, due squadre, un procuratore e un calciatore. Può succedere di tutto nel mercato, certe volte anche quello che si dà per scontato, tipo fino all'altro giorno sembrava che l'attaccante di quelli là, che non nomino mai, fosse già a Barcellona, da oggi sembra che Barcellona non abbia soldi per prenderlo. Ne sentiremo tante di tutti i colori come ogni anno, secondo me.
centrocampo Kruseschi secondo me è da portare subito, e per il discorso che facevo prima, che non è stato regolamentato per niente il discorso dei giocatori a scadenza o dei prestiti a scadenza il 30 giugno, nulla di strano che la Juve il 30 giugno, il 1 luglio, fa rientrare Kruseschi alla Juve per farlo allenare con la squadra, con la rosa, e averlo pronto per la prossima stagione, perché poi la prossima stagione sarà 2 settimane di sosta, pronti e via, si partirà subito, subito dopo la Champions. Quindi avere un giocatore già pronto in casa, nulla di strano. Perché io, squadra, devo lasciare altri 2 mesi un calciatore ad un avversario a contratto scaduto, con rischio di, con l'altissimo rischio di infortuni e tutto quello che può accadere. Okay. Ad oggi non è stata regolamentata questa cosa. Questa è una cosa che dovremo un attimo affrontare, dovremmo anche capirci un po'. Però devo dire che di Fabio Paratici hai già preso l'ha ancora mantenuto, quindi domani probabilmente ti sveglierai Fabio Paratici. Per questo hai avuto un po' la diplomazia di Fabio Paratici, perché io ti ho fatto una domanda anche più molto precisa. Del centrocampo attuale, adesso voglio rispondere. No? Allora, abbiamo Pjanic, che dire Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur. Chi tra questi terresti e chi cederesti? Chiaramente questo per dire tipo lo giochino, come se fossi direttore Parati. Ivan? Ah, con me? No, non ho sentito. Non, c'è un problema sulla linea. Vedo la domanda. Diplomazia, stile, direttore Fabio Paratici a parte, diciamo che realmente Fabio Paratici debba scegliere un centrocampo attuale che dire Ramsey, Matuidi, Rabiot. Se tu debba scegliere tra questi, chi terresti e chi giocheresti? Fammi dei nomi. Guarda, io per come sono legato sempre alla maglia più che ai giocatori, io li terrei tutti come sempre. Poi ovviamente il mercato è un'altra cosa, la finanza, l'economia è un'altra cosa, e purtroppo il mercato è fatto anche di quello. Da quello che si dice, Pjanic dovrebbe essere uno dei partenti, lo danno quasi per certo, quasi per fatta. Io una freccia in favore di Pjanic la lancerei, perché comunque da quando è arrivata la Juve non ha mai giocato nel suo ruolo, e a me quando era la Roma piaceva sempre. E Rabiot, ti sento malissimo. Che dire io lo terrei, come ho detto qualche puntata fa. Se devo andare in guerra, che dire, me lo porto. E io lo vedo. Allora, io ho notato una cosa, sia nella Juve di Allegri e pochissimo in quella di Sarri per via dell'infortunio di Khedira. Il problema sono gli infortuni, ma quando in campo il centrocampo ha un certo ordine, appena esce Khedira non si capisce più niente. E la confusione, lo vedo come il geometra del centrocampo, non lo criticano perché è lento, perché non ha la giocata, però quando c'è Khedira c'è ordine al centrocampo. Io lo terrei sempre, e lui di recente ha espresso anche il discorso di voler rimanere e continuare a vincere, perché per lui vincere è come una droga. Me lo terrei stretto, sinceramente. Un giocatore di livello con un curriculum niente male, poi come giustamente fai rilevare sia mister Allegri sia mister Sarri, insomma, talvolta andando anche con il parere di volta a tanto o di certo di volta. Lei, Matuidi, lo terresti? L'uomo della grande forza, insomma, il cuore, il polmone, il centrocampo, lo terresti o magari proveresti a prendere un profilo più giovane, Ivan? Non ho capito la domanda perché sento malissimo, c'è un problema con Matuidi. Matuidi non è bello da vedere quando gioca, non ha l'eleganza di Dybala, non ha l'eleganza di Paolo Sosa per rimanere un centrocampista della Juve, no? Che magari ci ha fatto divertire. Però Matuidi è uno di sostanza a centrocampo, certo. E quando c'è si fa sentire sugli avversari, e spesso fa anche da collegamento con l'attacco. C'è di meglio sicuramente, ma non lo so sinceramente in questo momento
diplomatico. Ma tu dico comunque, ma tu dico comunque un campione del mondo che abbiamo preso dalla Francia, certo. Dalla Neo Francia, campione del mondo, quindi se è stato in quella nazionale non è stato certo per caso. Come detto prima per Pjanic, i giocatori vanno anche messi nel loro ruolo per esprimere il massimo. Anche loro però devono essere in grado di adattarsi ad altri ruoli. Non sempre si riesce ad ottenere questo doppio risultato. Sì, sì, chiarissimo. Chiarissimo. Tiziano, vediamo se Tiziano è un po' meno diplomatico. Perché Ivan, insomma, ti candidi assolutamente al ruolo di ambasciatore, di diplomatico, di... Ecco, tu riesci proprio a non sbocciarti tanto, siamo un po' Tiziano. Sono troppo aziendalista. Così, lo sei discretamente. Tiziano. Anni di triade mi hanno rovinato. vabbè, sicuramente sono potendo quella difesa, ma è giusto anche che sia così, insomma, scritto anche per chi c'è in squadra, ci mancherebbe, stiamo semplicemente facendo una sorta di giochino, no? Questo è... Iniziamo. Ecco. Alcune domande. Riguardo alla difesa, secondo te, il difensore, allora, noi abbiamo Romero, che comunque è stato sostanzialmente acquistato. Abbiamo Luca Pellegrini che potrebbe dare man forte sulla sinistra, dove in effetti probabilmente insomma, siamo un po' coperti, perché Dio salvi Alexandro, però sostanzialmente al di là di un Decilio che magari è in grado pure di coprire quel ruolo, però non c'è un ricambio, no, di titolare da quella parte. Io ti chiedo, in difesa, manterresti tutto così com'è? Metteresti mano? Dove metteresti mano? Eventuali profili che secondo te potrebbero essere utili alla Juventus? Poi ti faccio una domanda sul centrocampo, però parliamo della difesa. Allora, in difesa no, penso che siamo messi bene. Se dovessi andare a fare qualcosa, lo farei sull'esterno basso destro, dove attualmente il titolare è Quadrado, che non è di ruolo, lo sta facendo bene, ma non è di ruolo, anche lui ha la sua età. Luca Pellegrini, scusami? Abbiamo anche Danilo di là. Sì, sì, se proprio devo andare a fare qualcosa, andrei a fare qualcosa a destra. Danilo è qualcun altro, al posto di Quadrado. Ma non perché Quadrado non stia facendo bene, anzi, però non è il suo ruolo. Oggi il titolare è Quadrado e non è un terzino puro. Certo, certo. Fu impiegato come terzino, no? Ai tempi del Lecce, se ricordo bene, però in realtà poi non è. Lui dà il meglio di sé in un 3-5-2 come Cancelo, no? Molto bravi. Certo. Ad attaccare, a offendere, meno forti a difendere, però per me il terzino deve fare il terzino, cioè per me io sono vecchio stampo, no? Il terzino deve essere bravo prima a fare la diagonale, a chiudere, deve essere attento a non far prendere gol, poi se dai una mano a far fare il gol hai fatto più del dovuto, ma il tuo è quello di non far prendere gol alla squadra. Io sono ancora vecchio stampo, non mi piacciono queste ali, questi tornanti, chiamiamoli un po' così, perché non sono proprio dei terzini, ecco. Quindi sei un po' più per il, come posso dire, il terzino un po' alla, un terzino alla Claudio Gentile, insomma. Alla Claudio Gentile, esatto. Il bell'artigno tosto che insomma va a coprire poi sostanzialmente il ruolo. Tiziano, se dovessi fare questo giochino con te per la difesa, tu manterresti tutti i titolari o secondo te, anche a fronte del fatto che abbiamo comunque Romero, abbiamo appunto Luca Pellegrini, terresti così com'è questi giocatori in difesa, insomma questa parte della rota, o cederesti qualcuno magari per far spazio a qualcun altro?
Io credo che la difesa siamo a posto. Come diceva prima Ivan, dobbiamo capire cosa vuole fare da grande Rugani. Se Rugani ha bisogno di più spazio, ha pure una certa età, credo lui è un 94 se non erro, quindi siamo a 26 anni ormai. Quindi o fa il grande, cioè è arrivato il momento di far vedere chi sei, perché è un bravo ragazzo e tutto. Allora, se va via Rugani, porto in casa Romero e lo valuto, almeno lo valuto, altrimenti lascio tutto come sta. Poi non dimentichiamoci che Paratici è molto molto attento al bilancio e alle plusvalenze. Quindi se dovesse arrivare una qualsiasi chiamata per tutti, credo per tutti i calciatori in difesa, ma anche a centrocampo, secondo me ascolta sempre, perché oggi è molto importante. Dopo questo fermo che c'è stato, questo Covid, è cambiato un po' il mercato, eh? Quindi bisogna ascoltare un po' tutti. A parte Dybala e CR7, secondo me il resto ascolterà un po' tutto. Perfetto, Tiziano. Un'ultima domanda, Tiziano, poi insomma andiamo un po' in chiusura anche perché stasera siamo andati veramente lunghi, però insomma gli argomenti erano tanti. Remo ha accennato il discorso Pogba. Pogba, secondo te, è il profilo che ci servirebbe per il centrocampo, tenendo presente questi costi insomma proprio elevati che richiederebbero poi dei sacrifici incredibili, no? Sostanzialmente. Però secondo te Pogba è quel profilo che veramente aggiungerebbe valore al centrocampo? O sarebbe il caso, magari arrivando anche Kulusevski, di rivolgersi un po' anche altrove, insomma, vedere altri possibili profili. Ti faccio un nome, Pogba chi non lo vorrebbe, insomma, Pogba è Pogba, però se, come diceremo, se vediamo 140 milioni ci fermiamo un attimo, anziché spendere 140 per Pogba, oggi ti faccio un nome che lo porterei a casa subito ed è quello di Tonali. Tonali è il futuro, secondo me, della nazionale italiana, è il futuro campione. Tonali è veramente forte, veramente veramente forte, ed è quello che ci serve oggi, ma anche in prospettiva. Quindi tu lo togli ai vincitori dei campionati di agosto, insomma, perché oggi magari quest'anno, io mi auguro che quest'anno non succeda, perché poi in effetti non so, ma si dovrebbe assegnare ad agosto, visto mai, non credo, insomma, sono a una distanza abbastanza importante. Loro solitamente sono sotto l'ombrellone, sono bravi, no? Sono forti. Però se ci imperava oggi che insomma Tonali potesse andare in direzione di chiaramente vanno prese un po' con le pinze anche delle volte in questo periodo. Però insomma, Tonali è un prospetto che secondo te potrebbe fare davvero comodo alla Juventus. Paratici ormai lo sta monitorando da un paio d'anni, Tonali, e da quando era in Certo. Serie Perfetto. Io vi ringrazio, insomma, abbiamo spaziato un pochettino su tutto l'universo. Mi dispiace solamente perché insomma, purtroppo questa sera abbiamo avuto Anna che è stata un po' in maniera un po' intermittente anche quello col discorso degli interventi. Non è potuto purtroppo essere con noi perché ha avuto insomma, dei problemi dovuti un pochettino anche alle avverse condizioni del tempo, però insomma ci sarà modo di rifarsi. Io Ha detto solo una cosa ed è stata abbastanza incisiva. assolutamente sì, decisamente sì, il Milan sostanzialmente è molto inferiore a noi, quindi su questo già è stata chiarita la sua idea, insomma. Stiamo imparando anche con le donne in bianco e nero, abbiamo avuto qualche puntata fa, abbiamo avuto anche, sono decisamente molto schiette, quindi insomma, dicono quello che pensano, e sicuramente va al loro merito. Mi auguro di avere Anna, veramente la ringrazio di cuore per essere stata, per quello che sia stato possibile con noi, e mi auguro di poterla avere insomma, prossimamente in condizioni meteo, ci auguriamo migliori. Un saluto veloce da parte di tutti, Ivan. Niente, arrivederci alla prossima e niente, speriamo di non avere questi problemi di connessione come oggi, perché ripeto, io sentivo malissimo, quindi più volte ho dovuto interpretare le domande, non so se ho risposto a quello che volevi, quindi sul mercato non volevo non fare nomi, ecco, era quello il problema. Stiamo imparando a Cosa? leggere il cammino per riuscire a capirci. Va bene, dai, impareremo anche questo. Sì, no, ma infatti mi hai chiesto dei nomi, mi hai chiesto, non li ho fatti non per qualche motivo, ma perché non riuscivo a capire la domanda. Non... Era solo diplomazia, insomma, era dovuto a questo, ho capito, va bene. Ti
Tiziano, un saluto. Buona serata a tutti. Oh, grazie, grazie. È stato un piacere, come sempre, stare con voi. Ascoltare Ivan parlare dell'algoritmo è stato fantastico. La prossima volta ti interrogo, L'algoritmo che mi aveva strappato i sogni, insomma, in queste notti, ovviamente torno a casa contento di aver capito l'algoritmo come funziona. Tiziano, grazie per essere stato con noi. Remo, un saluto alle nostre amiche e ai nostri amici, e magari non dico di fare spoilerare perché non lo facciamo noi, però insomma ci attende una settimana prossima che è interessante, molto interessante. Vediamo se ci segue, continuare a tenere i radar puntati su Live Leggenda Voce Bianconera, perché insomma ci saranno delle situazioni assolutamente interessanti. No, anche a te la parola per un buon saluto ai nostri amici. Sì, Biagio, grazie. Io faccio un po' come i sacerdoti che finisce la messa e dicono facciamo qualche annuncio, e gli annunci durano più della messa. Ecco. A parte questo, molto probabilmente la prossima puntata di Live Leggenda sarà per martedì sera. Ci stiamo lavorando e speriamo di riuscire ad organizzare a breve. Stiamo cercando di portare due ospiti molto molto simpatici e speriamo di riuscirci martedì. Un'altra cosa, vorrei fare un saluto al mio amico Antonio Spada, che scrive sempre in chat ogni volta che andiamo in onda, che è il presidente di Leggenda Bianconera, ma lo sanno tutti, non c'è bisogno di puntualizzarlo, lo sappiamo, e saluto Antonio. L'ultima cosa, siccome prima leggendo nei commenti correvo un po', e quando ho nominato Maurizio Mosca, amica Maria chiedeva il pendolino. Maria, abbiamo anche il pendolino, non ci facciamo mancare niente, sai che noi di Leggenda siamo organizzati bene. Sto vedendo proprio in questo momento il rigore parato, la ripartenza, il gol di Battaglia. Devo dire che Remo c'ha tutto, dalla boccia, adesso cominciano a venire fuori tutti i soggetti, gli amuleti, dalla boccia per l'estrazione, che io non, della cui esistenza non sapevo, fuori anche il pendolino. Io ringrazio veramente voi per essere stati con noi, grazie Remo, grazie Ivan, grazie Tiziano, un grazie alle amiche che ci hanno seguito, hanno avuto la pazienza di seguire, abbiamo fatto un'ora e mezza, stasera abbiamo curato di tutto. Ringrazio di cuore l'amico Nicola Campora, che oggi è stato in maniera incredibile, per la preparazione, insomma, delle slide e di altre situazioni. Un grazie ancora a tutti voi, ci rivediamo molto probabilmente, come ha detto Remo, martedì sera, il prossimo, e poi sintonizzati su Live Leggenda la voce bianconera. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.